Toronto a Caracas. Siamo in diretta su Radio Elettrica. Simon Diaz era il cantante. Flavia, puoi introdurre l'ospite. Eccoci, allora al telefono con noi c'è Giulio Vita. Buongiorno Giulio. Ciao, buongiorno. Eccoci. Ciao. Intanto grazie per averci fatto ascoltare questa bella canzone, ci ha fatto viaggiare un pochino. E Giulio è il fondatore, il direttore della Garimba Film Festival, un festival che si tiene in Calabria dal 7 all'11 agosto, correggimi se sbaglio, quelle date non le ho davanti, ma penso siano queste perché me le ricordo. Giulio, raccontaci un po' che cos'è la Garimba Film Festival e come è venuta questa idea. Allora, la Guarimba è un festival di cinema che si fa in Calabria, nel paesino dei miei nonni, e con l'obiettivo di riportare il cinema alla gente e la gente al cinema. E a Mantea, il paese dove si fa, è un paese che ha 3 cinema chiusi, e tutta l'idea era tornare qui a fare un cinema in un modo o nell'altro, e allora abbiamo fatto questo festival che si fa all'aperto, a ingresso libero, e ora stiamo preparandoci per la 7ª edizione. Mm-hmm. Allora, io ti ho chiamato perché oltre a seguirti da diverso tempo, sono molto appassionato, come se fosse una serie televisiva di quelle intricate, un House of Cards in versione calabra, e è molto complicato fare un festival in generale in Italia, ma sì. O lo racconti bene con dovizia di particolari, oppure hai veramente difficoltà a portare semplicemente un festival di cortometraggi, quindi non stiamo parlando di opere monumentali con ospiti, red carpet e battelli come nel Lido di Venezia. È molto complicato fare un festival così in Calabria? Sì, ci sono, vabbè, sì, in Italia è complicato. Come mai, chissà? Fare cose a livello di burocrazia, a livello di non so, a livello sì, di tutto, però in Calabria diciamo che è un livello ancora più difficile, no? Perché sì, purtroppo abbiamo istituzioni un po' arretrate, abbiamo troppi pregiudizi, abbiamo troppa diffidenza. Pensa che il primo anno la gente si arrabbiava che lo volevamo fare a ingresso libero, e come ci permettevamo di fare le cose a ingresso libero, perché se lo facevamo noi a ingresso libero allora le altre manifestazioni era concorrenza sleale praticamente. Sì, no, era una cosa così, dicevi, ma a me che vuol dire, no? Sì, abbiamo fatto sempre e facciamo sempre piccole lotte del buon senso che sembrano chissà che, però sono cose logiche, no? Tipo una lotta che abbiamo fatto è stata alle serie, perché in pratica il comune ha queste serie che compra con le tasse dei cittadini, mm-hmm. le presta alle manifestazioni e dopo le manifestazioni se le affittano a 50 centesimi se vuoi sederti. Allora non ti dicono posso no, credere. È gratis, però per sederti con la gente, noi abbiamo detto ma è una cazzata questa cosa, no? Ma no, certo che non facciamo pagare 50 centesimi, la gente si può sedere, anche che non fate ricevuto, se proprio volete fare le cose legali. E certo. E anche lì il comune è arrabbiato con noi perché non volevamo far pagare le serie che la gente già aveva pagato pagando le tasse. Cioè, c'è tipo molta ignoranza di come funziona, di come funziona la democrazia, come funziona gli spazi culturali, c'è questa cosa. E sì, c'è ancora questa mentalità dei padroni e certo. Sì, andiamo contro questo, no? Ovviamente, mm-hmm. però anche a questo serve fare un festival di cinema, non solo a proiettare, ma anche a riconfigurare il sistema, no? Dare il potere. Sì, certo. Certo. Senti, tornando al diciamo al contenuto del festival, quindi i cortometraggi, cosa si vedrà, come li avete scelti? Cosa succederà? E cosa succederà? O cosa esatto. È già successo? Perché esatto. Sì, allora sì, dal 7 all'11 agosto potrete vedere più di 160 cortometraggi in categorie di fiction, animazione, documentario, videoclip e sperimentale, mm-hmm. e in più la sezione per bambini, che è un festival dentro il festival che si chiama La Grotta dei Piccoli, che lo facciamo in collaborazione con UNICEF Italia. E questi cortometraggi sono stati selezionati da più di 1000 cortometraggi iscritti per questa edizione, e sono cortometraggi che rappresentano tutti i continenti, 44 nazioni,
e vanno da tematiche, abbiamo provato che ciascuno potesse trovare qualcosa in queste storie, e vanno da tematiche ambientalistiche, dal dramma alla commedia, dalla questione degli italiani in seconda generazione, da vedere cosa sta succedendo nel mondo, no? Non solo a livello politico, sociale, ma anche i drammi umani, anche sì, insomma, diciamo che abbiamo cose un po' più superficiali, un po' più approfondite. A livello di videoclip abbiamo sia cose un po' più amatoriali che anche cose molto molto professionali. Abbiamo per esempio un videoclip di Chris Mercado, che è il regista che ha fatto le ultime cose per la cantante Billie Eilish. Per dire, no? Sì, certo. Sì, insomma, abbiamo cose davvero per tutti i gusti. Parliamo anche della crisi migratoria venezuelana con il cortometraggio Vendo Pipas, che è stato girato in Colombia, però è di un venezuelano. Insomma, abbiamo provato come ogni anno a dare spazio davvero a tutte le realtà, a più realtà possibile, che la gente possa trovarsi in sintonia con qualcosa. Ovviamente anche ci saranno cose che a molti faranno schifo, no? Questa è l'idea. L'idea non è imporre una visione di mondo, ma mettere uno schermo e riportare il cinema come atto sociale. Anche perché ci sono già troppi che tentano di imporre la visione di mondo, quindi insomma, magari usciamo da questo circolo. Sì, appunto, sì, la nostra idea di cultura appunto è metterla lì, ok? Offrire. Ovviamente abbiamo una nostra identità, abbiamo una nostra idea delle cose, però ovviamente la nostra idea è proprio vedere il cinema come quell'atto sociale, come era prima, no? Come andare, sì, giusto anche per andare a vedere, andare solo per vedere un amico anche, no? Certo. Sì. E leggevo che siete anche, insomma, state cercando di essere un festival col minor impatto ambientale possibile, anche perché considerate i luoghi bellissimi, le spiagge, addirittura pulirete una spiaggia, stavo leggendo. Sì, sì, sì. Allora, Mantea è un paesino sul Mar Tirreno, e allora mi stanno dicendo qui che è bellissimo, ed in provincia di Cosenza è che io vivo proprio al centro della città, in mezzo, allora la gente passa, mi ci vede. Allora sì, abbiamo parlato con l'organizzazione Parley for the Oceans, che sta facendo un tour in Italia, sì, per pulire spiagge, con loro il giorno prima del festival puliremo la spiaggia di Amantea, daremo insieme anche a volontari e per cittadini di Amantea che vogliano farlo, noi daremo i guanti, daremo tutto quello che serve per farlo, e insomma stiamo facendo quello che non ha fatto Jovanotti. Esatto. Allora faremo questa cosa, e in più abbiamo creato questo braccio sostenibile del festival che si chiama Cambur Project. Cambur in venezuelano significa banana. Abbiamo coinvolto diversi sponsor nazionali e internazionali appunto per diminuire il nostro impatto ambientale. Per esempio abbiamo tolto la plastica monouso, non si vendono più bottigliette di plastica, però abbiamo contattato Clean Canteen per farci dare le borracce. Allora abbiamo borracce per i nostri volontari, per i nostri ospiti, e le persone invece al parco La Grotta, dove proiettiamo, potranno avere acqua gratis. Abbiamo i dispensori, no, d'acqua, dove la gente può prenderli, e abbiamo bicchieri di plastica riutilizzabile, che la gente li può prendere e può bere, è tutta una cosa di anche modificare il pensiero di non utilizzare la bottiglietta di plastica, che qua si usa moltissimo, soprattutto d'estate, allora è proprio eliminarla completamente. Ottimo. Questo diciamo è una delle tante cose che stiamo facendo per migliorare la situazione. Ok. E tu dicevi all'inizio che c'è un po' di diffidenza tuttora, ma siete alla settima edizione. E oltretutto tu in quest'ultimo intervento hai parlato di sponsor, di interventi a livello internazionale, Billie Eilish anche, per mettere delle piccole tag, videoclip, ma soprattutto tutta questa diffidenza entra nel vostro festival e un po' lo ostacola, ma appunto tutta l'attività di tutto l'anno, tra l'altro Giulio è attivo
veramente 365 giorni l'anno per la guarimba e non solo. E va lì un po' a ovviamente dare molto fastidio, ma anche a offrire un'alternativa. L'ha dimostrato anche con questi progetti, cioè basta risentire quello che ha appena detto. Ti chiedo, ci eravamo sentiti a proposito di attivismo tutto l'anno, ci eravamo sentiti tempo fa per quello che succedeva in Venezuela, perché tu avevi fatto un semplicissimo video dove raccontavi da calabro venezuelano cosa succedeva, cosa stava succedendo in quei momenti. Tuttora sta succedendo un bel macello, usciamo momentaneamente dal festival, ma neanche troppo, perché appunto nella programmazione ci sono dei racconti da quelle parti. Ci puoi spiegare in poche parole cosa sta succedendo, se c'è qualcosa che ci arriva un po' distorto? Vai, raccontaci il Venezuela. In Venezuela c'è stato l'anno 98 un processo politico che è finito per instaurare una dittatura nuova del secolo XXI, con le nuove tecnologie, con i nuovi linguaggi, non un regime come conoscevamo nello scorso secolo, ma ovviamente un regime nuovo, no? Come si fa? Ed è quello che succede da più di 20 anni in Venezuela, sempre peggio, dove si sono sequestrate le istituzioni a favore di una idea politica, si è sequestrato tutto un paese, si è rovinata tutta un'economia per corruzione, e questi governanti che, come è successo anche altre volte nella storia, dicevano di stare con il popolo, purtroppo sono miliardari. Però hanno una grandissima macchina di propaganda, e le nazioni che stanno bene nel primo mondo che non accettano la conversazione, non accettano che le cose non sono bianco e nero, preferiscono difendere a prescindere una dittatura perché dice che di essere di sinistra, invece di capire che una dittatura è sempre una dittatura in qualunque posto dove si ponga, no? Certo. Nello spettro politico. Purtroppo sì, questo è sì, credo che sicuramente arriva un messaggio distorto qui, ma anche perché c'è molta gente che vuole ricevere questo messaggio distorto, no? C'è ancora gente che vuole vivere nella Cuba di Fidel, anche se sono 50 anni, 60 anni di dittatura, però non. C'è gente che decide di eludere la realtà, c'è gente che mi spiega a me come stanno le cose in Venezuela senza mai essere stata lì, e io ho cresciuto il chavismo proprio, l'ho vissuto tutto. Beh, perché è facile parlare sull'onda di, purtroppo è un vizio anche molto italiano, insomma, quello di parlare senza sapere, purtroppo. Beh sì, diciamo che in generale forse sì, sicuramente è pericoloso, mm-hmm. E soprattutto è pericoloso non capire, non analizzare le cose per quello che sono. Certo. Io, per esempio, adesso, da aver vissuto appunto tutto il chavismo, il processo, la trasformazione, di come si sia trasformata in una dittatura sanguinaria, io qui ora, in questo momento in Italia, sento un déjà vu con Salvini, mm-hmm. e le cose che sta facendo, mm-hmm. da ministro, da uomo delle istituzioni, davvero le stesse identiche cose: il rispetto per le istituzioni, il rispetto per l'avversario politico, l'uso delle istituzioni per denigrare, l'uso delle istituzioni per saltare la legge, non presentarsi. Sì, la storia e la geografia non serve soltanto per alzare la media a scuola e per prendere il premio a fine anno, bisogna assimilarle queste cose, utilizzarle per leggere la realtà in maniera corretta. Certo, appunto. E appunto, non imparare dagli errori di altri popoli, mm-hmm. ovviamente ti condanna a ripetere questi stessi errori, se non peggio. Diciamo. Assolutamente. Sicuramente in Italia ci sono gli anticorpi democratici molto più forti di quelli che c'erano in Venezuela, sicuramente. L'Italia è molto più stabile in generale, però non si sa, non, mai dire mai. Non sfidiamo la sorte, ecco. No, la democrazia non va mai, no, non deve essere mai scontata, non deve essere mai
presa alla leggera, la democrazia è un bene che dobbiamo proteggere ogni giorno in ogni nostra azione, dobbiamo essere sempre capire che la democrazia purtroppo può essere sempre messa a rischio, soprattutto quando diventa più tollerante con l'intolleranza. Esatto, esatto. Grazie mille Giulio Vita per essere stato con noi. La Guarimba International Film Festival, la 7ª edizione dal 7 all'11 agosto ad Amantea in Calabria, e grazie e complimenti. Grazie mille, grazie anche per il secondo, la seconda scelta che tu ci hai proprio inviato con tanto di, e qui ti ringrazio con le lettere maiuscole, con tanto di file, ma soprattutto di dicitura in termini, non mi viene il termine esatto, però come si legge Domingo en Llamas, si legge Llamas. Domingo en Llamas. Sentiremo sì. Panico en San Paolo. Okay, grazie mille, grazie Giulio. Mille, grazie. Ciao, buon divertimento. Ciao. Per il festival. Ciao, ciao. Ciao, grazie.